Dottor Vigna, allora questo convegno si svolge all'indomani dei dati resi noti dalla Confesercenti sulle attività della criminalità organizzata in Italia. Qual è il suo commento a caldo di questi 90 miliardi di euro di giro d'affari annuo, la principale azienda italiana, fra virgolette? Dunque, direi che è molto difficile stimare i proventi delle organizzazioni mafiose nel nostro paese. Tant'è che il professor Ricolfi, nel suo ultimo libro che si intitola Le tre società e che opera come analista dei dati presso l'Università di Torino, fa ammontare i proventi a circa 100-150 miliardi di euro l'anno. Quindi una cifra ancora superiore rispetto a quella indicata da Confcommercio. Naturalmente bisogna vedere i reati base sui quali si fonda questa stima. Molto probabilmente Confcommercio avrà dato un particolare valore alle estorsioni, all'usura e a quant'altro, mentre le indicazioni di Ricolfi coincidono con le valutazioni che possono fare anche i magistrati. Ecco, il sistema giudiziario, il sistema italiano non sembra aver mai avuto una grande percentuale di budget nel bilancio nazionale. Qualche 15 anni fa si parlava di un budget inferiore all'1% del budget nazionale dedicato alla giustizia. Lei ha dati più recenti? Ma bisognerà vedere la nuova finanziaria su che dati si assesterà. Comunque, parlando con le procure, con i miei ex colleghi, vedo che c'è una sofferenza enorme sulle risorse. C'è un vuoto di magistrati nell'organico di circa 900 magistrati. E inoltre ci sono dei vuoti nel settore del personale amministrativo. A parte questo, mancano le risorse, in certi casi addirittura per comprare la carta da fotocopie oppure la benzina per i magistrati che debbono utilizzare, secondo i provvedimenti dell'autorità, un'auto blindata per spostarsi da un tribunale all'altro. A proposito di auto, notizia di ieri l'altro, la situazione del parco macchine della Polizia di Stato, per esempio, è drammatica. Le macchine diminuiscono e sono vecchissime. Sì, questo è vero, ci sono delle osservazioni da parte dei sindacati e delle forze di polizia, indicazioni ragionevoli perché per non far funzionare una cosa, come lei sa, bastano pochi dati, cioè a dire le leggi, la capacità organizzativa e le risorse. Sul profilo legislativo c'è molto da fare, tanto che i ministri di Grazia e Giustizia si sono succeduti, hanno nominato ben 4 commissioni per la riforma del codice penale, commissioni che hanno espletato i loro lavori, ma per ora nulla si vede in Parlamento. Lo stesso per il codice di procedura penale. Per le risorse vale quanto si è detto. Ecco. Detto questo, rispetto alla notizia sui 90.000 o 150.000 miliardi, come dire, il panorama è abbastanza sconfortante. È sconfortante non solo, ma preoccupante, perché secondo la mia opinione e anche secondo analisti come il professor De Rita, questi denari accumulati vengono poi in parte reinvestiti in attività apparentemente legali attraverso prestanome. Questo insidia un bene costituzionalmente protetto dall'articolo 41 della nostra Carta, il quale afferma che l'iniziativa economica privata è libera, ma deve mantenersi entro certi parametri, il primo dei quali è l'utilità sociale. Sicuramente un'impresa gestita dalla mafia non fa l'utilità sociale, ma fa l'utilità del gruppo mafioso. Ecco. Però si può forse anche dire che in fondo nessuno sa quale percentuale di denari riciclati sta nelle grandi borse internazionali. Secondo analisti di varie nazioni, il denaro riciclato nel mondo si aggira su una stima, anche qui approssimativa, fra il 5 e il 7% del prodotto interno lordo mondiale. Una cifra colossale. Sì, non la saprei quantificare. Questo significa che a Wall Street, nella City londinese, a Tokyo, nelle borse, il 7% è mafioso.
Beh, questo lo disse Falcone quando nel 1991 disse la mafia è entrata in borsa. Ci sono poi delle analisi anche fatte da organi specializzati di stampa come il Sole 24 Ore, il quale tempo fa ha rilevato che un certo numero di miliardi posti appunto in borsa non si sapeva bene a chi appartenessero. Ecco, siamo di nuovo forse come 15 anni fa, per l'ultima domanda, a uno scontro fra la magistratura, il governo, alcuni ministri del governo. Che situazione si sta venendo a creare secondo lei in questi giorni, dove lo scontro è molto forte, fra l'altro con toni accesissimi? Ma io penso che gli scontri facciano male sia alla politica che alla magistratura. In questo momento si sono riaccesi e soprattutto in relazione alla questione di Catanzaro. Il provvedimento di avocazione fatto da parte del procuratore generale, anche se si può ritenere, come per esempio ha ritenuto il professor Grevi, formalmente corretto, pone degli interrogativi sul successivo esito delle indagini. Un processo mastodontico come questo vede con difficoltà di essere sottratto al pubblico ministero che ci aveva lavorato così tanto, quindi probabilmente era opportuno che l'indagine fosse affidata fino alla fine al collega De Magistris. Una nota positiva per finire, ci dica una parola di conforto. La parola di conforto è la volontà di vincere la mafia, questo spero che si diffonda sempre di più, anche attraverso convegni come questo al quale stiamo assistendo, le fondazioni come la Fondazione Caponnetto, e quindi bisogna che i nostri giovani non siano più bamboccioni, ma almeno su questo tema si risveglino.